Vero nome José Miguel Orellana Díaz, però tu hai scelto di chiamarti El Cote, poi dopo ci dirai perché. Vieni dal Cile e praticamente sei un girovago dell'Europa, adesso sei qui al Basket Festival come c'eri altri anni, perché abbiamo già avuto un incontro con te. So che mi hai detto di fare presto perché devi partire per l'Olanda. E ci racconti qualcosa di te, della tua storia, del Cile e poi anche del tuo soprannome. Mi chiamo El Cote perché al Cile, come qua, allora io mi chiamo Giuseppe, no? José, e qui se le dicono Giuseppe, ma al Cile anche se le dicono El Cote. E la mia mamma mi ha detto El Cote da piccolo, e come non ho cresciuto tanto, ho rimasto con il nome El Cote. Mai ho voluto mettere un nome artistico perché penso che il mio personaggio sono io stesso, non è un personaggio in più, sono io esagerato, sono io in più, io stesso, quindi per quello mai ho voluto darmi un nome diverso come un nome d'arte. Posso sapere come hai iniziato a fare un lavoro così impegnativo e anche particolare come l'artista di strada, partendo dalle tue origini, e poi come si è sviluppato questo lavoro per te? È entrato alla università a studiare ingegneria forestale. Io ho conosciuto delle ragazze che giravano il Cile lavorando nella piazza e pure facendo il semaforo. E mi sono appassionato tantissimo di come lo facevano e ho iniziato a fare anche io. Dopo di medio anno, del secondo anno dell'università, le ho detto al mio papà che voleva lasciare l'università per fare strada e lui mi voleva ammazzare, ma si è messo a piovere. E mi ha detto che non mi dà più niente se io faccio questo, che mi devo tirare da solo, e è nato così. Ho dovuto che finanziarmi la vita, lo studio che ce l'ho, del circo, del teatro, e ho fatto tutta la mia carriera facendo, non tanto studiando. Non sono andato alla università di teatro, neanche a una scuola di circo. Ho fatto piccoli corsi con tanti maestri che io ammiro, però non ho fatto scuola, quindi sono fatto proprio della strada. Cote, tu adesso dicevi che partivi per l'Europa, per l'Olanda. Che differenze vedi fra, non so, Ferrara e altri paesi dove ti esibisci? Bene, quando vado in un altro paese, che per esempio non parlo la loro lingua, questo per me è un problema. E come lavoro come pagliaccio, un problema per me è lavoro da fare. E non è un problema, è un'opportunità. Quindi questo mi dà materiale nuovo di fare spettacolo. Le persone in Germania, che lavoro parecchio in Germania, ridono tanto perché io cerco di parlare tedesco, ma io non parlo tedesco, non parlo neanche inglese, quindi tramite il problema che succede con questo confronto culturale, io ho riuscito a portarlo dentro il mio spettacolo, perché io faccio il spettacolo insieme al pubblico. Ecco. Vuoi dirci che importanza hanno gli artisti accreditati, come per esempio i giocolieri per il Basket Festival? Riceviamo oltre 600 richieste dei gruppi non per essere invitati, quindi coloro che vengono a proprie spese. E quindi dei 600 che hanno fatto richiesta ne abbiamo selezionati 282 che si distribuiscono nei 9 giorni di festival. E ogni giorno ce ne sono 120 che vanno dai Trucca Bimbi ai gruppi musicali. E, sono importanti perché togliendoli ci sarebbero solo 20 gruppi. Il pomeriggio dalle 6 alle 7 e mezza voi vedete solo i 10 gruppi invitati e tutti mi dicono la città è vuota. Sono molto importanti anche gli invitati perché ovviamente sono la base e sono presenti tutti i giorni. E il Cote stasera parte e quindi domani ci sarà qualcun altro al suo posto. E il mio obiettivo è quello di creare un percorso coerente, divertente per il pubblico e soddisfacente per l'artista. Cos'è che ti piace particolarmente di Ferrara, visto che torni, come diceva Rebecca, a tue spese qui ogni anno? Perché mi piace qui venire qua, e praticamente perché loro hanno fatto un lavoro da 27 anni.
qui ha una grande conscienza sull'arte di strada. Quando io ho fatto il festival al Cile, è difficile iniziare da zero per fare capire agli altri, guarda, questa arriva dalla Germania, fa lo spettacolo qui e c'è il capello. Quindi loro fanno un lavoro da 27 anni e questo si vede alla fine del spettacolo con le persone che arrivano da te, che pagano il tuo spettacolo e che pure volentieri vogliono anche offrirti una birra. Quindi questo si vede dopo che un festival ha investito tanti anni su questo fatto. E non solo l'organizzazione, sino che tutte le persone che sono intorno al festival, il bar, le persone che fanno da mangiare, dappertutto. E questo fatto è molto importante e per quello che sempre voglio venire. E la tua presenza è sempre gradita, mi pare.